Ciao Francesco, Francesco, vescovo, servo dei servi di Dio, al diletto figlio Angel Fernandez Artime della Società Don Bosco, rettore maggiore dei Salesiani, eletto cardinale di Santa Romana Chiesa, salute e benedizione. Avendo ritenuto opportuno ascrivere al collegio dei padri cardinali, te diletto figlio, ornato di ottime qualità e benemerito della Chiesa, in questo concistoro, in forza della nostra potestà apostolica, ti nominiamo cardinale diacono, con tutti i diritti e i doveri che sono propri dei cardinali del tuo ordine, assegnandoti in questa alma urbe l'insigne tempio di Santa Maria Ausiliatrice in via Tuscolana, il cui rettore e clero, insieme con quanti sono addetti adesso, esortiamo paternamente, perché quando ne prenderai possesso, ti accolgano con gioia e ti onorino con devota riverenza. Inoltre, mentre ci rallegriamo vivamente con te, perché eletto nel Senato della Chiesa Cattolica, tu potrai assisterci nella cura delle questioni di supremo interesse e far onore alla sede romana, preghiamo il Dio benignissimo che voglia arricchirti dei suoi doni e confermarti con la sua grazia e col suo aiuto. Dato a Roma presso San Giovanni in Laterano il giorno 30 del mese di settembre, memoria di San Girolamo, presbitero e dottore della Chiesa, nell'anno del Signore 2023, undecimo del nostro pontificato. Francesco, Papa. Thank you.
però si promettono di essere vicino con l'affetto, la preghiera e quando sia opportuno con la presenza. Che Dio vi benedica. Amen. La Chiesa sia prolungamento dell'amore di Gesù. Il mondo della politica sia a servizio degli ultimi. Per Sua Eminenza Cardinale Artime, perché per intercessione di Maria Ausiliatrice svolga nella Chiesa Universale il compito di pastore, sull'esempio di Don Bosco. Per Sua Eminenza Cardinale Artime, che da oggi, per volontà del Santo Padre, diventa per tutta la nostra comunità guida e punto di riferimento per la crescita spirituale e umana di tutti noi. La nostra assemblea liturgica, nell'imminenza del Natale, sappia ritrovare la gioia del discepolato nell'ascolto attento della parola. Abbiamo un motivo in più per accoglierti, ma non dimentichiamo
tanti che riconosciamo ancora Don Bosco, la sua presenza. Poi l'affetto per Maria Auxiliatrice. Quanta gente che lavora nella Basilica con grande generosità, mi ripete, lo faccio per lei. Io all'inizio non capivo, credevo che dessero per lei, che lo facessero per me, no. Invece per lei, per Maria Auxiliatrice, per la Madonna, è davvero ho testimoniare che tantissima gente si sente con orgoglio sotto il manto di Maria Auxiliatrice e vuole esprimere questa riconoscenza nell'onorare lei, ma tutta la nostra comunità. E poi conosciamo anche, come già sottolineato nell'omelia, la presenza del Papa, di Papa Francesco. In questo momento lo nominiamo perché gli vogliamo gran bene. Giustamente Don Bosco ci ha insegnato a gridare viva il Papa, diceva ai ragazzi non gridate, viva Dio no, state viva il Papa, chiunque esso sia. Anche il regalo che vogliamo farti ora è un regalo che esprime da parte di tutta la nostra comunità questi aspetti che ora sottolineiamo. C'è questo bel librone che è un album fotografico, però particolarmente arricchito perché dentro questo album fotografico ci sono non soltanto le immagini relative alla tua realtà cardinalizia, come lo stemma, come immagini ufficiali, ma ci sono i documenti fotografati, autentici, che richiamano il momento in cui la parrocchia è stata eretta, la dedicazione della chiesa e poi la diaconia, l'elevazione a basilica diaconale. Ci sono i documenti, ci sono le fotografie storiche della posa della prima pietra, della prima processione di Maria Auxiliatrice e della deposizione di tutte le realtà che servivano per la costruzione e l'edificazione della basilica e poi le fotografie più recenti che riguardano l'ambito della basilica interna ed esterna. E allora te lo regaliamo con grande gioia e te lo presentiamo, poi lo chiediamo indietro, ma non per riaverlo, perché verranno aggiunte in questo anno anche le fotografie guardano la celebrazione di quest'oggi. Grazie di cuore e davvero siamo onorati e orgogliosi non solo di averti con noi, ma in tutto questo periodo. L'appuntamento, spero che ce ne siano altri prima di Maria Auxiliatrice, ha già promesso che nella festa di Maria Auxiliatrice sarà con noi per la celebrazione, la festa e la processione il 24 di maggio. Ma io spero tanto che tu ci possa disturbare molto più spesso perché ne siamo davvero qui. Il termine della celebrazione, tutti siete invitati all'oratorio per consumare insieme un aperitivo e anche c'è l'occasione poi per salutare il cardinale e eventualmente fare qualche fotografia. Nostalgia
Quando Don Bosco è stato qui, sapete che 22 volte, più o meno quasi 3 anni della sua vita a Roma, per tanti motivi, fondazione dei Salesiani, della figlia di Maria Auxiliatrice, dei Salesiani Cooperatori e così via. Allora una volta i ragazzi di Valdotto si sono sentiti veramente gelosi e hanno scritto un biglietto, un messaggio, un telegramma a Don Bosco dicendo, Don Bosco stava al Sacro Cuore e il messaggio diceva: quei ragazzi sono molto cordiali con te, ma noi ti amiamo, per dire che noi siamo i preferiti. Bene, io non avrò, credo, questa difficoltà, il cuore è così grande, però a Valdocco piangeranno al non trovarlo. Dovete saperlo. Veniamo con la presenza. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Ossequio dal reverendo parroco Don Valerio Baresi, dal clero e da numerosi fedeli, dopo aver baciato l'immagine del crocifisso e asperso il popolo con l'acqua benedetta, il cardinale ha adorato il Santissimo Sacramento e si è recato in sagrestia. Indossate le vesti liturgiche, ha raggiunto processionalmente l'altare e quindi la sede. All'inizio della Santa Messa, dopo il saluto liturgico, il reverendo Monsignor Massimiliano Matteo Boiardi ha ricevuto dall'Eminentissimo Cardinale La Bolla pontificia di assegnazione della diaconia e ne ha dato lettura. Il cardinale ha poi proseguito con la celebrazione della Santa Messa, durante la quale ha tenuto l'omelia. Al termine della celebrazione, il reverendo parroco della Chiesa ha rivolto un indirizzo di omaggio al cardinale. Il cerimoniere pontificio, protonotario apostolico ex officio rogatus, ha dato lettura del presente documento, che è stato successivamente firmato da alcuni dei presenti. Dato a Roma presso la chiesa di Santa Maria Ausiliatrice in via Tuscolana nel giorno 17 del mese di dicembre dell'anno del Signore 2023, un decimo di pontificato di Sua Santità Papa Francesco. Grazie.